Fantasmi al Valle è un videoplay che gioca un po' con lo spazio e col tempo e che forse piacerebbe a coloro che ritengono che la teoria dei fisici della superstringa dia ragione alla profezia di Einstein, secondo la quale a un certo punto troveremmo un'unità fra le due categorie spazio e tempo alle quali abbiamo finora creduto come realtà solide e immodificabili. Da teatranti, da psicologi, da psicanalisti, da esperti di teorie sulla transgenerazionalità, lo spazio e il tempo sono superati in una maniera molto semplice, e cioè col gioco. Che tipo di gioco? Un gioco di improvvisazione che comincia in una città, prosegue in un'altra città e culmina in un'altra città ancora, ogni volta coinvolgendo dei teatri stabili, quello di Torino, quello di Roma, quello di Catania, diversi tipi di gruppi, diversi tipi di studenti del teatro, diversi aspetti dell'opera di Moreno e dell'opera di Pirandello. Sono caduto! Non so di dove. Né come né perché. Questi sono dei versi. Scusa, che sì. Devo fare adesso? Lei deve fare Moreno. Questi sono. Qua Moreno. Moreno. Sì. Questi dolcetti li portavo le Ullotta. No. Sì, sì. E lui è molto carino. Lui ha deciso che lo psicodramma non lo farà e farà invece Pirandello. Pirandello lo fa? Lo psicodramma non lo fa. Cioè nel senso che non improvvisa con il pubblico, non improvvisa. Come aveva detto? Ha detto che questa è un'improvvisata. Quest'opera aperta si giova delle clip dell'edizione di Fantasmi originaria, ideata e realizzata da Ezio Donato al Teatro Stabile di Catania, e le ripropone in piccole proiezioni al Teatro Valle, dove avvenne la celebre prima dei sei personaggi in cerca d'autore. Al Teatro Valle, un testimone eccezionale, l'avvocato Pierluigi Pirandello, nipote di Luigi e figlio di Fausto Pirandello, uno dei più grandi pittori del Novecento italiano, racconta la storia della sua famiglia. Era dolce con te quando l'andavi a trovare tua nonna, che com'era? Era affettuosa. L'unica cosa che faceva è che voleva per forza pagare la cassata siciliana quando andavamo. E naturalmente non teneva conto che i prezzi erano lievitati, quindi quando gli chiedevano un prezzo si metteva a litigare con la cassiera. E mia madre e io facevamo, per far capire che non ragionare, facciamolo. Alla rappresentazione tradizionale della commedia fa riscontro una possibilità di ristrutturazione di questi fantasmi secondo la modalità inaugurata da Jacob Levi Moreno. Aspetta che sto mettendo la mano, metto la mano, piano. Gira. Non spingere, che ti fai male. Spingere, non spingere. Ferma. Adesso. Dunque, le clip di Fantasmi 2002 entrano in Fantasmi 2012 e sul palcoscenico del Valle entrano anche in forma di velari digitali le opere di Fausto Pirandello. Fausto Pirandello celebra le immagini dell'inconscio in immagini d'arte. In queste immagini d'arte troviamo alcuni dei temi che sono centrali nella creazione di Luigi Pirandello e nelle dinamiche della famiglia. Un'altra novità di Fantasmi è il passaggio dallo psicodramma al sociodramma, che avviene soprattutto nel momento in cui il tema del padre padrone, del leader irresponsabile, passa dalla cronaca storica all'attualità sociale e politica. Un personaggio tristemente noto della nostra crisi contemporanea viene così esposto non tanto ai commenti intellettuali degli spettatori, quanto all'azione diretta delle loro emozioni, dei loro affetti e del loro sdegno.
Catarsi, non concetti, emozioni. Quanti altri soldi vuoi che appendiamo sul tuo naso? Quanti altri soldi vuoi da tutti quanti? Tu che rappresenti il fallimento. È solo quello, perché tu e tutti quelli come te non rappresentano più quelli come noi. Noi siamo lontanissimi da voi, dai vostri nasi a punta, coi soldi appesi. Con i ganci da macellaio. Contiamo che questa possibilità di operare una protesta non solo intellettuale, ma anche emotiva, ludica e diretta, sia ripresa in futuro in nuovi generi di confronto politico, satirico ed emotivo che arricchiscano la clinica della politica e la liberazione delle nostre esistenze di cittadini.